quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. Oggi ascoltiamo queste parole di Gesù un po' strane, non suonano così immediate al nostro orecchio, ma Gesù parla così della sua morte. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo. E se, certo, il rimando è alla croce, a questo innalzamento che è espressione di violenza, crudeltà, di tortura. Ma Gesù ne parla con i suoi interlocutori, i farisei, che non lo capiscono, un po' come noi, dinanzi alla croce sua, dinanzi alle sofferenze di tanti nostri fratelli, amici, di tanta umanità segnata dal dolore e in questi giorni condividendo questo dolore assordante, inimmaginabile, reagiamo così, non capiamo. E allora? Il linguaggio di Gesù ci chiede di essere più attenti. Io non sono di questo mondo, voi sì siete di questo mondo. Dove vado io, voi non potete venire. Gesù ci rimanda al rapporto che lui ha con il Padre e vede anche la croce in questo rapporto profondo con il Padre. Le parole che pronuncia vengono dal Padre e sulla croce, quando sarà innalzato, umiliato, lì il Padre pronuncerà nel silenzio la parola più grande, quella della fedeltà all'uomo e quella dell'amore. E allora la croce sarà un'esaltazione dell'amore di Dio. Guardiamola così, la croce di Cristo, in questi giorni, mentre ci prepariamo a celebrare la Pasqua. Dinanzi al crocifisso, fermiamoci in silenzio e mentre portiamo a Lui il dolore di tanti nostri parenti, amici, di tanta umanità segnata dalla paura, dalla preoccupazione, dal disagio o dalla sofferenza fisica, lasciamoci raggiungere dalla Sua parola, che nel silenzio entra dentro di noi e ci porta all'amore del Padre che non verrà mai meno.